Buongiorno amici, siamo qui a Via Diaz presso Delizie di Pasta per continuare questo nostro percorso gastronomico che ci porterà fino al pranzo di Natale. Abbiamo la nostra giovanissima Francesca, buongiorno. Francesca, che cosa viene maggiormente richiesto per il pranzo natalizio qui a Monte di Procida? Vabbè, come sappiamo, diciamo nella zona Flegrea, a Napoli in generale, abbiamo i prodotti tipici comunque di Natale, che sono la pizza di scarola, che noi anche facciamo, che è buonissima. Poi abbiamo prodotti come, non so, il capitone, i pesci comunque in generale, e poi si finisce con gli struffoli. Ma non può mai mancare la pasta. È in tutta Italia, non solo a Napoli, lo troviamo sulle tavole comunque di tutta Italia. E noi qui abbiamo diversi tipi di pasta. Ma il prodotto natalizio per eccellenza è l'agnolotto, con la ricotta, le noci e i pinoli, che diciamo è quello che si abbina meglio alla cena natalizia e anche della vigilia. Noi in vetrina, se guardiamo, troviamo degli gnocchetti, facciamo degli gnocchetti di patate fresche, sia quelli fatti a mano che quelli là più grandi. Abbiamo i ravioli, carne e prosciutto, che diciamo sono i tipici ravioli che si fanno al brodo, che tutti quanti anche mettono sulla tavola natalizia. E diversi tipi di agnolotti come la ricotta e la scamorza, ricotta e prosciutto, ricotta e carne, ma poi abbiamo anche i cannelloni e là ci sono i fusilli. Poi ovviamente abbiamo pasta secca come i paccheri o queste cose qui. Vabbè, quindi un po' per tutti i gusti, chiaramente anche a richiesta, perché c'è magari chi non piace la ricotta, ci sono sempre delle alternative. Sì, poi anche bisogna ordinare, anche perché ci sarà una grande richiesta di queste cose. Buon per voi. Perfetto, allora da Delizie di Pasta è tutto, auguriamo buone feste e buon Natale. Grazie Francesca. Prego, grazie a voi.